Per un Natale elegantissimo serve solo qualche quotidiano. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video dedicato al Natale, nuovo video dedicato alle decorazioni di Natale. Oggi il nostro strumento creativo sarà un quotidiano o della carta. Io ho scelto il quotidiano perché è quella che abbiamo tutti a casa, di facile reperibilità e che veramente costa pochissimo, ma qualunque tipo di carta va bene per le nostre decorazioni. Questo video non lo farò da sola, ma è una collaborazione con una mia carissima e dolcissima amica del web. Vi parlo di Elena, del canale Elena T, il cui link metto qua sotto nel box informazione e il video gemello a questo ve lo metto qua su tra le schede informative. Io sono contentissima di collaborare con Elena ogni volta perché Elena ha un canale che mi piace veramente molto e vi consiglio di seguire. Quindi io ti mando un grande bacio Elena, grazie per questa stupenda collaborazione e noi invece prendiamo i giornali e spostiamoci sul piano da lavoro che andiamo a creare le nostre tante decorazioni con carta di giornale. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre decorazioni per l'albero di Natale con carta di giornale. E non solo naturalmente. Innanzitutto ci occorrerà un bel quotidiano. Se ne avete due ne potrete fare di più. Come colle utilizzerò la Vinavil che ho io depottato in questa confezione, è della comunissima colla vinilica. Poi ci potrebbe anche servire della colla in stick. È l'universale attaccatutto, la colla aceto vinilico, quella che somiglia anche alla Huhu per intenderci. Quindi un pennellino per stendere la colla, un paio di forbici, poi un tagliabalza, una matita, un paio di forbicine, una pallina di polistirolo, una squadretta. Potrebbe servirci anche uno spiero o uno stuzzicadenti e del filo per appendere le nostre decorazioni. Questo così bianco e rosso in carta pressata io l'ho comprato all'IKEA, è il Winter 2015. Per alcune anime delle nostre decorazioni ci occorreranno dei cartoncini. Questo è un cartoncino Bristol normalissimo, poco grammato, ma in alternativa potete usare per esempio anche le scatole dei cereali, vanno benissimo. Naturalmente della carta per dare un tocco di colore alla carta di giornale. Io qui ve ne faccio vedere diverse fantasie, sono tutte carte che ho preso nei blocchi della Lidl e sono tutti quanti cartoncini. Ci serviranno quindi dei cartoncini perché molto dipende dal numero di decorazioni che farete, ma soprattutto vi ricordo anche che ci servirà anche della carta rossa, quindi non solo il cartoncino ma anche un pochino di carta. Ora, mano a mano che cominciano diverse decorazioni, vi dico l'occorrente differenziato a seconda della decorazione. Cominciamo con la decorazione numero 1. Iniziamo immediatamente con la prima decorazione. Faremo un uccellino da mettere appunto sul nostro albero di Natale. E allora, diamo innanzitutto la sagoma di una colombina. Ovviamente molto molto stilizzata. Questa sagomina la troverete sull'album della pagina Facebook di Arte per te, il Natale di Arte per te 2015. E preparo anche la sagoma delle ali. Ne faccio una sola, ma poi io so che dovrò farmene due, ovviamente. Ok, decisa la mia forma, io ragazzi lo sapete, non preparo mai nulla prima, preferisco farlo con voi perché sennò se preparo prima il video mi passa l'entusiasmo e quindi poi sono scarica al momento in cui vado a creare la cosa, quindi ritaglio le mie sagomine. Adesso continuiamo, questa la userò così, diciamo, in purezza, mentre per la luccia non useremo questo cartoncino, ma useremo un altro cartoncino come sagoma, questa quindi ci servirà soltanto da orma, diciamo così. Ricalco la mia sagoma da una parte e ovviamente specularmente anche dall'altra. E ritaglio questa forma. Okay. Quello che ho saranno queste due alette che dalla parte interna saranno rosse, mentre da questa parte invece saranno appunto di carta di giornale. Ok, scegliete un trafiletto che vi piace, per esempio a me piace questo, e attaccate ovviamente dal retro
metteteci dietro la vostra paperella. Quindi mettetela dietro qui nella parte sottostante e poi piano piano, va bene, fatela attaccare al giornale. A questo punto dobbiamo rifilare. Ok, stacchiamo l'uccellino, voilà, e lui è tutto carino carino in carta di giornale. Adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte, e anche da questa parte il gioco è fatto. Guardate già così quant'è carino. Adesso però ci sono le ali da fare, e allora stessa cosa sulle nostre alucce. E dal retro, mi raccomando, appiccichiamo. Quindi rifiliamo anche da questa parte. E voilà, anche le nostre alucce sono belle e pronte. Facciamo aderire adesso ben bene il giornale su tutto. Quindi le nostre alucce le apriremo al centro, quasi tutte, lasciando unito soltanto un pezzettino. Vedete, dovranno avere un taglio in mezzo. Qui vado totalmente ad occhio, ho preso appunto questi due pezzettini e comincio a piegarli a zig zag. Insomma, in modo che venga una grandezza di circa 2 cm di larghezza, insomma. Quindi anche qua facciamo il nostro zig zag di 2 cm circa, che poi se non è di 2 cm non ci fa niente. È giusto anche che ogni uccellino sia un po' diverso. E pieghiamo in mezzo. Così. Bene, siamo giunti adesso all'assemblaggio del nostro uccellino. Innanzitutto io metterò proprio la codina. Per questo lavoro la colla stick non mi basta più, mi servirà una colla leggermente più tenace. Io uso una colla molto più tenace che l'attacca tutto. Metto un punto di colla e appunto incollo la codina. Poi vedete che questi lembi si aprono? Incollo tra di loro anche questi lembetti con un puntino di colla, ma proprio un'inezia di colla, giusto per farli stare attaccati. Faccio questa cosa da questo lato e anche dall'altro. La chiudo e voilà! Guardate che bella codina che ha il nostro uccellino. Adesso le alucce. E allora, per le alucce anche qui metto in mezzo così e naturalmente sporco leggermente di colla la fessura. Come faccio? La piego totalmente, sporco proprio poco di colla, quindi inserisco, tac, senza sporcare più di tanto. E adesso devo fissare leggermente le alucce qui alla loro base con l'uccellino. Quindi cosa faccio? Prendo e giro, tac, e aspetto un secondo e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. E fisso in modo che loro si aprano, perché le apro io, insomma, ma che non cadano ogni volta che apro le ali. Ok, qui in mezzo possiamo mettere il nostro laccetto con uno stecchino. Sporco leggermente di colla, quindi pongo la colla all'interno delle ali, vedete? E adagio i due capi del mio laccetto e con lo stecchino sempre faccio in modo che si adagino ben bene. Tutto questo ovviamente potete poi impreziosirlo come volete. Quindi decorazione con carta di giornale numero 1 fatta. Passiamo alla successiva. Per la successiva
successiva ci servirà semplicemente del giornale, la pallina, delle forbicine, qualcosa di tondo, in questo caso prenderò il tappo della colla e la colla stick, credo basti, in caso vi faccio sapere ovviamente il l'accetto sempre. Con il tappino segno un cerchio, ok? Quindi ritaglio un bello spessore di fogli. Perché per fare prima e per fare meglio ci converrà ritagliare più fogli, vedete quanti messi assieme l'uno sull'altro. Quindi cosa faccio? Ritaglio questi cerchietti. Ok, credo che dovrebbero bastare, non so quanti siano, ma vedo che sono abbastanza, insomma, ne ho tagliati un bel po'. Adesso prendo la mia pallina e decido qual è il centro. Il mio centro sarà questo. Allora, innanzitutto io qui devo attaccare il mio laccetto. E allora faccio un nodino. Ora foro ben bene il centro della mia pallina, perché al suo interno dovrà alloggiare il gancetto. Quindi vado e inserisco con un bel po' di forza, appunto, il gancetto dentro al polistirolo. Posso cominciare ad incastrare i miei tondini. La prima cosa che faccio sarà piegarne uno e creare un buchino circolare, visto? Che faccia passare in mezzo il filo. Sporco di colla il mio cerchietto, lo sporco tutto di colla, prendo la mia pallina e faccio passare il cordoncino in mezzo, vado fino a giù, voilà, e appiccico. La parte più difficile è fatta, ora rimane soltanto la parte divertente. Vado dall'estrema altra parte e con anche qui un dischetto completamente rivestito di colla, ricoperto di colla, attacco. E adesso cominciamo. Prendiamo le nostre palline e sporchiamole per metà di colla e attacchiamole tutto attorno al tondino centrale a giro giro. A metà di ognuno precedente mettiamo via via tutte le altre gli altri cerchietti. E voilà, guardate che carina anche quest'altra decorazione. Null'altro che una pallina di polistirolo, un po' di carta di giornale e un nastrino. Tanta fantasia e il vostro albero può prendere delle nuove dimensioni. Avremo bisogno di farci delle sagome. Allora, su, partendo da delle rette, così. Allora, su queste sagome costruiremo le nostre sfere. Innanzitutto ritagliamo le nostre sagome. Benissimo, prendiamo il nostro quotidiano e scegliamone una pagina che sia prevalentemente, certo, che sia prevalentemente grigia, non troppo colorata. Quindi tagliamone una striscia. E apriamola così. A questo punto non dobbiamo fare altro che piegare a zigzag
il nostro giornale. Quindi prendere una delle sagome e ricalcarne la figura. A questo punto dobbiamo ritagliare la sagoma. Ora prendiamo il primo dei nostri ritagli, apriamolo così e mettiamo della colla al suo centro. Qui dobbiamo creare una sorta di dorso per la nostra sfera, dove far aderire tutti i foglietti che abbiamo ritagliato. Ok, prendete e chiudetelo in mezzo a mo' di sandwich, così. Non importa che il primo di tutti sia di una forma leggermente diversa, l'importante è che sia il primo, ma che tutti gli altri invece siano ben presi all'interno della colla. Per far sì che tutti arrivino giù, aiutatevi col solito stuzzicadenti. Bene, fatto questo abbiamo in pratica mezza sfera. Adesso prendiamo sempre il nostro giornale, riprendiamo la nostra pagina e creiamoci l'altra metà. Quindi a sua volta di nuovo una bella striscia zig zag e ritagliamo la sagoma. Adesso cordoncino, io non faccio altro che sul retro i capi qui, voilà, 1 e 2, e tenere pressato un attimo. Cosa faccio? Metto colla su tutto e metto la mia prima sfera sull'altra, così, a mo' di sandwich, facendo accordare naturalmente perfettamente le parti una sull'altra. E voilà. E quindi piano piano apriamo tutta la goccia così creata, sfogliandola e dandole un tutto tondo. Okay. Ed eccola qua la nostra sfera, bella e pronta per essere posta sul nostro albero di Natale. Guardate che bella, così a tutto tondo. Naturalmente poi dovete avere la pazienza di sfogliare le pagine una per una e metterle ben bene, e più la farete piena di fogli ancora più bella sarà. Adesso passiamo alle prossime decorazioni. E quello che ci occorrerà sarà carta e pazienza. Facciamo un quadratino della grandezza di 5 cm per 5 cm. Bene, e ritagliamo appunto questi quadratini 5x5. Mettiamo la colla sulla parte, sull'angolino inferiore destro di ognuno di questi quadratini, e creiamo dei piccoli coni, prendendo la parte inversa a quella che ho sporcato di colla e arrotolandola. Così, questi piccoli conetti non devono essere tutti precisi, eh? A un certo punto pieghiamo uno di quei quadratini che abbiamo tagliato in 4 e creiamo invece un cerchio così, tac, perché adesso dobbiamo cominciare a montare tutti questi conetti su una forma circolare. E allora, che potrebbe essere anche di cartoncino, ma io la faccio tutta di carta di giornale oramai, quindi metto questo popò di colla e a uno adagio i miei così cannoletti, come li chiamiamo, i miei conetti, uno accanto all'altro.
a un certo punto quello che avremo sarà questo. Benissimo, lasciamolo asciugare mentre noi facciamo un secondo giro più piccolo. Per fare un secondo giro di piccoli coni ci serve un altro poligiornale, il nostro righello, e questa volta che i quadratini non siano più da 5x5 ma da 4x4. Oh. Me la presti un attimo? Sì, è per me la ditai. Sì, amore. E anche con questi più piccoli facciamo lo stesso quantitativo di coni che abbiamo fatto precedentemente nello stesso medesimo modo. Arrivati a questo punto, dopo che abbiamo fatto ancora altri conetti, mettiamo un po' di colla tutto intorno, così, ok? In modo che si fissino tra di loro i vecchi coni e che adesso ci sia pronto l'alloggio per quelli nuovi. E incominciamo a metterne uno in mezzo ad ognuno dei precedenti, così. State attenti che la codina sia sempre verso il basso. E voilà, e anche questa è fatta. Prendo una striscia di carta rossa e prenderò da questa carta una striscia di 2 centimetri. Quindi adesso faccio uno zig zag più o meno da mezzo centimetro a piega. Cosa intendo? Che ogni pieghetta deve essere più o meno mezzo centimetro, quindi zig, una fisarmonica con le pieghe di mezzo centimetro. Bene, fatta questa fisarmonichina, cosa facciamo? Mettiamo un po' di colla sull'ultima faccetta e, puntandola al centro, così, facciamo incollare la prima e l'ultima faccina, così, e incolliamola qui su. Per fare ciò, cosa dobbiamo fare? Colla attacca tutto. Con scatto felino adagiamola proprio al centro. Io voglio mettere ancora un ghirigoro qui al centro. Voglio farlo con la tecnica del keeling. Prendo lo stuzzichino, inserisco e comincio a rollare. Facciamo il tutto ben bene, così. Nell'ultimo angolino, al solito, colla. Vi ricordate? Così abbiamo fatto le perline in keeling. Vi metto il link nelle schede informazioni, le perline di carta. Adesso, avuto questo bel rotolino, schiacciamolo ben bene, schiacciamo, e piano piano, partendo dal centro, cominciamo ad arrotolarlo. Ok, quando il rollino sarà giunto alla fine, con un pochino di colla, io vi consiglio una colla abbastanza tenace per fare questo, quindi l'attacca tutto, una colla acetovinilica, non la colla stick in pratica. Prendiamo un po' di colla, spremiamola sul retro e adagiamolo sulla coccardina, quindi giro. È sul retro e metto la colla sui lembi finali del nastrino, quindi lo faccio scivolare tra i coni, voilà, dietro, e poi lascio asciugare il tutto per poterlo quindi appendere. Naturalmente, se lo voglio a tutto tondo, basta rifare la stessa cosa due volte e appiccicare un fiocco all'altro, e in questo caso la decorazione viene quindi a tutto tondo. E questa è l'ultima delle nostre quattro decorazioni in carta di giornale. Riprendiamole tutte per vederle tutte insieme. E allora, quattro modi di riutilizzare il giornale per creare delle decorazioni che rendano tanto speciale, spero con tutto il cuore, il vostro Natale. Adesso vi lascio alle foto e noi ci rivediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Just rejoicing, free from sorrow, praises voicing, greet the morrow. Christ the baby is born for you. Christ the baby is born for you. Vi
visto che belle le nostre decorazioni? Hai visto quante? Tantissime, tutte diverse, e vi assicuro che non sono neanche tutte quelle che avrei voluto farvi vedere. Io ringrazio ancora Elena per questa bellissima collaborazione natalizia, è un modo per passare anche noi il Natale e le feste in maniera vicina. Anche per noi che facciamo video, questo può essere un momento di vicinanza, come un momento di vicinanza con voi tutti, questo periodo che voglio condividere con voi appieno, quindi vi aspetto anche su Ombretta, il mio canale di lifestyle che sta andando benissimo, io vi ringrazio, sono entusiasta della vostra partecipazione, grazie di cuore, sono felice che vi piacciono anche quel genere di video così differenti da quelli di Arte per Te, quindi vi aspetto sul mio canale Ombretta, vi metto qui il link, lo trovate anche nel box di informazione, e vi aspetto anche per la preparazione al Natale su Due Cuori Una Cappa, dove cucineremo insieme a Gabriele tantissimi manicaretti buonissimi, quindi vi aspettiamo numerosi anche qui su Due Cuori Una Cappa. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, anche tutto incartato con carta di giornale, e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Questo aiuterà Arte per Te a rimanere alta nelle visualizzazioni su YouTube, e quindi farete un regalo a me, a Ombretta. Grazie di cuore se lo vorrete fare. A questo punto non mi rimane che salutarvi e dirvi da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao e buona preparazione al Natale!